accade qualcosa. Non sappiamo cosa, e tutto andò catastroficamente storto. Tardi di pochi giorni erano comuni in tali spedizioni. Solo dopo che i parenti dei viaggiatori, preoccupati per il perdurare del silenzio, chiesero una spedizione di soccorso, il direttore dell'istituto inviò gruppi di soccorso composti da studenti e insegnanti volontari, il 20 febbraio. Successivamente, furono coinvolti l'esercito e le forze di polizia con aerei ed elicotteri.